Ciao a tutti da Barbie Mare e benvenuti in questo nuovo video. E allora parliamo di acquisti fatti da risparmio casa. Il totale di questa spesa è di 46 euro e qualche centesimo. Ahimè, ho smarrito lo scontrino, quindi non riesco a dirvi il prezzo di ogni singolo prodotto. Comunque tutto il totale è questo. Ho preso sia articoli scontati che non scontati, però comunque cioè ho fatto una bella spesa, anche se mi viene da parlare in plurale perché con me c'era anche Paolo, quindi abbiamo comunque scelto entrambi. E allora siamo a casa pieni zeppi di sacchetti, sia quelli da gettare, sia quelli da usare più volte, quindi riutilizzabili. E quindi quel giorno siamo andati senza carrello della spesa, senza sacchetti e ci siamo imposti di non comprare nessun sacchetto. E quindi vi faccio vedere come ci siamo portati a casa la nostra spesa. Con questo Paolo ha sbirciato che c'era questa scatola vuota e per mantenere la promessa che ci eravamo fatti abbiamo messo tutto ciò che abbiamo comprato dentro questo sacchetto. Mi sembra che oltre al contenuto dentro questa scatola, mi sembra che oltre al contenuto di questa scatola non ci sia nient'altro da mostrarvi. Ma non mi ricordo, però mi sembra che pezzi grossi non ne abbiamo acquistati. Comunque, detersivo per la lavatrice Sole, l'ha scelto Paolo, non l'ho scelto io, quindi non so neanche se ha guardato l'offerta, lo sconto o meno. E niente, 3 in 1, bianchi più a lungo. Vediamo un po'. Il profumo è buonissimo, dolce, non sa di detersivo, ma è proprio una gradevole profumazione. Niente, vabbè. Sole. Poi andiamo avanti, anche questo l'ha scelto lui. Ha preso gli stuzzicadenti che in casa non ce n'avevamo dentro questo contenitorino. Poi questo l'ho scelto io, freschezza. Di solito quando scelgo il detergente intimo mi piace molto indirizzare la mia scelta nelle profumazioni fresche. E quindi questo è il risultato. Quale c'è di là in bagno? Non lo so. Sì, vabbè, la profumazione fresca che a me piace tantissimo. Io devo cercare di toccare il meno possibile il tavolo perché praticamente, ecco, perché praticamente si muove tutto. Allora, mi ero scordata, ci siamo presi un giochino da fare insieme, anzi, forse due. Nel reparto a 99 centesimi abbiamo preso questo, ma mi sembra di averne preso pure qualcun altro. Fatemi sbirciare. Boh, ho preso una cosa fantastica, non vedo l'ora di condividerla con voi. Va bene, allora, il gioco si intitola Stai calmo e quindi abbiamo preso questo giochino e non vedo l'ora di giocarci con lui qualche sera magari. Che rimango a cena da lui, possiamo approfittare a giocare oppure anche portarcelo in giro. E niente, qua c'è tutto lo scotch da tutte le parti, rischio di rompermi le unghie, lasciamo stare. Volevo mostrarvi il contenuto, ma comunque questo ci sarà una base plastificata e poi le pedine, poi tanto, tanto, tanto tempo fa mi ero fatta le punte dei capelli sul rosa. Questa volta ci voglio riprovare. Avevo usato allora il marchio colorista, qui da risparmio casa non c'era e quindi ho preso la colorazione semi permanente diretta della Vital Care. Non vedo l'ora di farmi i capelli rosa sotto, le punte rosa e questo è il tubetto da 100 ml. Tra l'altro c'è online il video su come faccio ad avere questo colore che faccio in casa sui miei capelli. Quindi se vi è sfuggito vi consiglio di andare a guardarlo anche perché questo video che ho messo riguarda solamente le punte. Quindi questo colore che vedete io lo faccio in casa da sola. Poi
Non ho mai fatto la parrucchiera, non sono parrucchiera, non ho suggerimenti da parte di nessuno come parrucchiera, me la cavo da sola sotto tutti i punti di vista e il risultato finale è questo qua. Quindi se vi piace o solamente perché siete curiosi di sapere come faccio il colore ai capelli, vi parlo comunque delle lunghezze perché poi prossimamente ci sarà anche il video sul colore che faccio in testa perché lo faccio di differente, perché mi piace avere come risultato sui capelli una schiaritura andando sempre più sulle lunghezze, quindi l'ho suddiviso in due parti. Poi ho voluto prendere questo appunto, l'ho scelto anche io. E la saponetta per lavare a mano, soprattutto l'intimo, e cioè le mutandine, gli slip. Anziché metterli in lavatrice, preferisco lavarli a mano. E ho preso il Winness, il sapone di Marsiglia. Eccolo qua. Vabbè. Adoro, adoro, adoro. E c'è poco da dire su questo. Poi Paolo ha scelto, oltre al detersivo, anche l'ammorbidente per i capi. Ha preso il Mon Amour Oro e Argan. E ha scelto la bottiglina, questa qua concentrata, che sapete che ne basta poco per ottenere un ottimo risultato per quanto riguarda sia la morbidezza sui capi che la profumazione. Il Mon Amour mi piace tantissimo, sia l'ammorbidente questo che anche il detersivo. Poi mi sono presa questa maschera della Fria, che praticamente ha l'acido ialuronico e miele e dà come effetto nutrimento alla pelle, quindi è una maschera nutriente. Niente, questa sera me la farò. Poi Paolo ha scelto questo che è bellissimo, che sono appunto le palline profumate da mettere all'interno del WC. Effetto deodorante, e vabbè, fanno quella schiumetta e dentro, insomma, nella tazza, che poi è una profumazione fantastica. Mentre l'altra volta mi sembra che lui avesse scelto un altro colore, questa volta ha preso blu e giallo, che mi piace tantissimo. Ecco che qua c'è la seconda confezione, ne ho prese due. Poi tinta ai capelli intensive del colore biondo chiaro, la numero 8, di questo poi ne parleremo appunto nei video dedicati al colore dei capelli. Poi vedo questa bellissima confezione di detersivo per i piatti. Allora dico a Paolo: Paolo, quando poi o io o te finiamo in casa il detersivo per i piatti, dobbiamo prendere questa perché mi piace molto la confezione. Però in realtà io ne avevo vista una su rosa, lui si è messo da solo soletto in quest'angolino a sentire le profumazioni dei detersivi. So che non si fa, però ragazzi, cioè è più forte di noi e penso che anche tra di voi ce ne sono tanti a cui piace sentire il profumo. Poi magari c'è chi non lo fa e sicuramente fa benissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate al riguardo. Comunque, e lui ha scelto poi limone verde, che non c'entrava niente con la confezione che piaceva tanto a me, ma lui si è basato soprattutto sul profumo e mi fa: Barbie, guarda che questa profumazione è più buona, e quindi prendiamo questa qua. Ecco che è arrivato l'amore mio. Ciao amore, vuoi salutare? Sto facendo il video degli acquistini che abbiamo fatto da Risparmio Casa. Fatti Ciao a tutti! vedere un po'. Hai preso Posso dire l'uovo? cosa ho fatto? Certo. Ciao a tutti! Ciao! Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Raccontami. Sono andato a comprare uova per fare la carbonara, perché quelle che avevamo, che scadevano comunque fra 7 giorni, Vieni, vieni, guardali un po' in faccia. Dove l'avevi l'abbiamo comprato? comprata all'Eurospin. Cioè, Scadevano fra 7 giorni, eh. una settimana prima erano già Tutte marce. È marce. dovuto scappare per andare a comprare le uova. Non ve l'avevo accennato Tutte all'inizio del marce. video, ma mi ha detto già tutto lui. Ma ti ricordi che abbiamo preso i giochi di società, amore? Ah, è vero, il Stai gioco. calmo, il gioco dell'oca. Questo è il secondo gioco che abbiamo Stai calmo, preso mi serve. sempre. Perché? Così, ogni tanto. Allora, anche questo a 99 centesimi, e quindi amore mio, se ti va, se mi inviti a cena questa sera a casa tua, poi dopo cena possiamo giocare insieme. Va bene, Mi inviti? aggiudicato.
mi ha invitata. Allora, Listerine colluttorio classico, ci sono tantissime profumazioni, lo sapete, ma abbiamo preso, l'ho scelto io questo, però senza alcol, il gusto delicato. Poi, questi li ho presi io, ma non so come siano, 30 Salva Slip, mai presi di questa marca che si chiama Celia, ma di questa marca avevo acquistato tempo fa lo scrub al melone, all'anguria, quindi. Melone. Sì, lo scrub all'anguria per il corpo ed era buonissimo, bello da vedere perché aveva una colorazione fucsia fluo bellissima e bello anche da usare perché comunque mi andava a grattare bene la pelle e aveva una profumazione bellissima. Comunque, questi non li ho mai presi, mi ha acceso la luce, no, preferisco. È che io mi sposo. Vabbè. Lo si può senza? Chiudila un po'. Facciamo le prove. Chiuso. Allora, questi Salva Slip praticamente sono in cotone sbiancato senza cloro. Però ora che sto guardando dove devo andare con questi Salva Slip, praticamente come assorbenza abbiamo solamente una goccia. Vabbè, userò anche questi. E tra l'altro c'è, cos'è? Hai preso la Regina. candeggina? Bravo, amore. Tra l'altro questi sono dei Salva Slip che, da come vedo qua, si trasformano da regolari a formato perizoma. Boh, cioè ho una voglia di aprirli, ma per una questione di giorni che non li apro perché ne ho già due pacchi aperti. Sono curiosa. 99 centesimi questi elastici per capelli che io ho scelto di prendere colorati perché mi piace tanto farmi le codine con gli elastici colorati. Poi ho preso anche questo balsamo che mi ricordo che era in sconto, ma aveva veramente un'ottima offerta, non ricordo il prezzo, con l'olio di cocco della Sunsilk. In questo momento sto usando quelli della Pantene, ma ve li ho mostrati nel video che è online sulla prima parte che riguarda il colore dei miei capelli. Poi abbiamo un altro identico detergente intimo. Niente, la luce qua va e viene, vabbè. Freschezza che vi ho mostrato prima. Poi ho preso queste lamette della Gillette Venus Sensitive. Ce ne stanno quattro. Una mi è venuta in omaggio, colore rosa, simpatiche. La Gillette come lamette mi è sempre piaciuta e sono sicura che non ho sbagliato. Spuma Splendor, ne avrei preferita un'altra, ma poi ho preso questa qua della Splendor. Mi piace la lacca tantissimo con questo packaging qua. La spuma veramente mi sembra di che mi ha lasciato un ricordo non tanto positivo, ma voglio esserne certa e quindi per dispetto l'ho voluta ricomprare. Poi questo balsamo senza risciacquo della stessa marca dell'altro che invece c'è bisogno del risciacquo, Sunsilk, questo per il liscio perfetto, invece l'altro cos'era? Non me lo ricordo più. Ah, eccolo. Per ricci disidratati, insomma, il giorno e la notte. E poi ecco qua, me l'ero anche scordato di averlo preso. Voilà, guardate come sono, voilà. È uno specchietto da 99 centesimi che l'ho preso nel reparto insieme ai giochini. La scatola è vuota. Amore, Dimmi. cosa c'era da mostrare qua? Ora che mi ricordo, ci dovevano essere due confezioni di carta igienica, quella che piace a te, la lunghissima, giusto? Grandissima si chiama, Grandissima perché è più è un centimetro larga. senso delle altre normali. È più larga, quindi mancano appunto queste due confezioni. E poi ti ricordi qualcos'altro? No, penso basta. E senti, amore, adesso vieni a salutarli così chiudo il video. Dimmi. Vieni a salutarli così chiudo il Arrivo. video. Perché ricorda sempre che io devo fare anche da mangiare. Ciao, buon appetito e buona carbonara a tutti. Ciao amici, grazie per aver visto il video fino alla fine. Vi do appuntamento al prossimo. Ricordatevi di andare a vedere quello sul colore dei capelli se vi va. Ci vediamo presto. Ciao, grazie!